La mamma mi fa, ma il videoblog non fai più. Sicché, se lo chiede la mamma, bisogna farlo. Eccomi qua, tornato, affamato, e sono sempre fame. Ma che è vero, sono 10 giorni che non fa videoblog? Ci sta. Non l'ho fatto perché avevo il computer in salotto, dove la wireless prende meglio. E insomma, ho messo su internet, sui profili di YouTube. Io dico avrò messo minimo 3 GB di video, tutti in alta risoluzione. Sicché ci ho messo tipo una settimana, c'era il computer acceso in salotto per una settimana intera, 24 ore su 24, uploadare video. Infatti, se, penso di aver aggiunto 70 video. Ho finito con i tour d'oceani, ho messo tutto, ho proprio messo tutto. Che dritta sta telecamera. Ma insomma, mica tanto. Aspetta. Si aggiusta, vai! Aspetta, si aggiusta, vai! Ok, così. Siccome ho messo i video, non ho fatto i videoblog perché non potevo. L'unica cosa che ho fatto, che avete visto, è questa sorta di. Figlia di puttana, questa sorta di filmato. Alla moto per spiegare ai meccanici cosa c'era che non tornava, e purtroppo mi sono reso conto che quando la connessione non è buona il video non è fluido, quindi si vedeva tutto a scatti. Vabbè, ci sono delle novità. La Dinamo hanno confermato il lavoro, mi vorrebbero lì a Rolleston per 4 mesi, 6 mesi. Gli ho fatto: no, ragazzi, io non ce la fa, voglio cambiare. È troppo lontano, sono 25 km andare e 25 a tornare. Poi mi sono informato per gli special needs, per fare con i bambini handicappati. Non ho avuto un buon esito perché non mi ha risposto quasi nessuno. E poi domenica, sabato, ieri sono andato a cena dalla famiglia cristiana, quei ragazzi cristiani che ho conosciuto mentre facevo il campeggio a Takaka. C'era anche Peter, che era un altro, diciamo, il padre di un'altra famiglia cristiana che era lì a cena con noi. Mi fa: ma allora lo vuoi sto lavoro miniero a noi? Fa: lo voglio sì, cazzo. Mi fa: allora guarda, chiamo io stavolta, te non chiamare più. Gli avevo spiegato, avevo provato a chiamare, non avevo avuto buon esito. Mi fa: chiamo io. Infatti vivo settimana prossima, martedì o mercoledì, e se il lavoro c'è ti inserisco. Sarebbe truck driver, vale a dire che dovrei guidare questi camion da 200 tonnellate. Sono questi camion enormi che si vedono a volte anche in Italia, mi ricordo in qualche cantiere l'ho visti, sono talmente grossi. Le ruote sono più alte di me, della persona. E la cabina piccolina, questi camion sono enormi. Mi farebbero 3 giorni di training per insegnarmi a usarlo. E poi sarebbe un lavoro in questa città mineraria, prima si dice così in italiano, città di minatori dove non c'è nulla. Ci sono stato un paio di volte a Rifton, non c'è mai nulla. C'è una strada con le case dalle parti, una stazione di benzina, un piccolo negozio per comprare da mangiare e un backpacker. Quindi se decido di fare sta cosa, mi trasferisco là, prendo una stanza singola al backpacker e vivo lì. E faccio lavoro 6 giorni su 7, 10 ore al giorno, mi danno 600 euro a settimana. Lara va via fra 8 giorni, cominciamo già ad avere varie discussioni perché lei si sta affezionando, io mi sto affezionando anch'io, se vi devo dire la verità. Lara è particolare, sicché. Siamo tristi lì, capito? Si passa delle giornate insieme, poi si trova a parlare che non si lei non si aspettava ad affezionarsi così, io non mi aspettavo ad affezionarsi così. E poi a cena ieri sera con i ragazzi cristiani si parlava di lei, mi facevano: allora, come ci si sente per la prima volta a vedere qualcuno che ti piace che va via prima di te? Come ti senti a sapere che qualcuno che ti lascia invece che sei te che lasci le persone?
fatto una buona considerazione. Ci farò qualche pensiero. Che poi ieri sera alle 2 lei è venuta a casa mia. E che si parlava. Poi stamani siamo andati a fare la spesa come una coppietta. Io mi sono rivestito tutto. Ah, come mi sono vestito oggi? Magliettina nuova a righe, quel pantalone flash. Pantalone. Magliettina, questa qui, 4 euro. E questi pantaloni qui, con le mutande rosse. Ta-da! Pagate. Quanto pagate questi qui? Tipo 4,50 euro, usate. Che braccetto tutti e due, ta ta ta, fa la spesa. Ti compro il succo, mi fa lei. No, sei mio ospite, pago io il succo. È proprio brava Lara, cioè. Mi chiede, cioè questa è casa sua, è casa dei parenti di lei. E lei mi chiede sempre, posso andare in bagno a lavarmi i denti? Posso andare, posso fare qui, posso fare là? Fa casa tua, cazzo chiedi? Vai, vai, vai. Che poi è venuto un suo amico a prenderla, doveva andare a salutare altri amici. Che è andata via. Poi io sono andato a letto perché ero stanco. Ho sistemato il letto, ora finalmente è normale. Prima era tutto così, una curva c'era, faceva così. Che ora l'ho rigirato, ho messo in un modo, è durissimo, è duro come la scrivania. E poi ora sono tornato ora a casa di Jade, sono andato a vedere anche lei, che è l'altra ragazza con cui esco, che ieri è andata a un concerto, ha fatto tipo campeggio concerto dove si accampavano. Era stanca, si è addormentata. Si guardava un film, l'ho abbracciato un attimo. Si è addormentata. Che ho fatto? Che fa? Vado a casa. A volte mi va di stare per conto mio, non mi va di passare la notte fuori. Anche perché se dormo con loro, non dormo un cazzo. Tra che mi rigiro, tra che mi fa male un braccio perché mi si ferma il sangue. Sicché ho detto, sai che torno a casa. Ho fatto la lavatrice, ho pulito il letto, ho pulito la casa. Il letto a posto, ho detto, sai, mi figlio un giorno per me, dormo tranquillo. Sì, mi ha fatto, ma perché non stai? Ha fatto, ma perché vuoi andare a letto? Dai, dai, stai. Sì, poi ho letto un messaggio alla mia mamma, mi fa, oh, sono 10 giorni che non fai il videoblog. Ma come hai fatto che il sito è fermo? Non ho più visite, non ho più niente, nessuno riesce a arrivare al videoblog. Perché di solito la gente, chi lo conosce già lo sa, e chi non lo conosce ci arriva solo tramite partire per. Sicché nulla. E poi il forum, quello nuovo che è attivo, ci sono già 74 persone registrate, sono piuttosto contento. Domani l'altro riparte il sito, quindi con le dovute modifiche, con tutti i video nuovi che ho messo, vediamo se. Se i lettori in moto a cui sto scrivendo riescono ad arrivare sulle pagine e trovare delle informazioni utili, iscrivetevi, per favore, iscrivetevi, fatemi sto favore. Perché insisto tanto? Perché almeno date un senso al tempo che spendo per scrivere tutte queste cose, i visti, i permessi di lavoro, le malattie, tutte le cose. Iscrivetevi, non vi costa mica niente, vi arriverà un messaggio ogni tanto, se poi dopo non lo volete leggere lo cancellate. Io non capisco perché, boh. Non c'è ancora un forum italiano dove si mettono a disposizione per i motociclisti queste informazioni. Quello che io tengo è l'unico pubblico. Ho cercato e non ce ne sono, c'è solo il mio. E ci saranno io di milioni di motociclisti italiani che vogliono andare a fare il giro del mondo. 74 iscritti su 60 milioni di italiani, c'è 64 iscritti. Mi chiedo, ma qual è il problema di questa gente? La gente non vuol sapere. La gente non vuole proprio sapere. Quindi, boh, che ho avuto questo periodo di astinenza da computer. Mancano 50 secondi, domani si va a lavorare. Avrò una settimana piuttosto impegnativa con i Couchsurfers. Ce n'ho quattro. Due ragazze svedesi, un ragazzo malesiano, un ragazzo americano, una ragazza americana e poi c'è una ragazza italiana. Veramente molto interessante, devo dire. Una ragazza italiana di 31 anni, che boh, ho visto il profilo, ho visto anche i blog e sono rimasto un po' incuriosito per tanti motivi. Poi, comunque, viene qua non a stare da me, viene qui per una birra perché lei lavorerà qui a Christchurch, la ditta le paga tutto. Quindi mi ha fatto, vediamoci, si fa una bevuta fuori, tu mi racconti un po' che tu fai, perché lei è amica di Mauro. Per cui, ragazzi, vi saluto, saluto tutti quanti, vado a letto. Finisco, mi mangio, mi faccio un caffè e poi un tè e poi vado a letto. Ciao!